Oggi lancio io una proposta, anche e soprattutto rivolta a chi non professa il cristianesimo, affinché vi possa essere concordia tra popoli, e lo faccio su tre punti. Mi limito a tre punti fondamentali. Stiliamo un accordo che possa, al primo punto, sancire la sacralità della vita. La vita è sacra, nessuno può uccidere, men che meno nel nome di Dio. Nessuno può uccidere, né sul nascere, né quando la vita si sta per spegnere, perché Dio è il creatore e solo Lui ha questa possibilità. Primo punto. Secondo punto, la famiglia. Affinché la famiglia possa essere mantenuta al centro di ogni politica sociale ed economica. Maschio e femmina li creò, disse Dio. Unitevi e moltiplicatevi, affinché la famiglia, nell'unione tra il maschio e la femmina, tra l'uomo e la donna, possa vedere la continuazione della specie umana in quell'unione, in quella moltiplicazione auspicata da Dio. Questa solo e soltanto è la famiglia voluta da Dio. Altre forme di unione vi possono essere umanamente, ma per i cristiani e per coloro che credono nel Dio uno, la famiglia, questa è. Terzo punto, la libertà, che a nessuno deve essere negata. Pari dignità tra uomo e donna e non più alcuna schiavitù. Se si è d'accordo su questi tre punti, si può firmare un documento che possa sancire la concordia tra popoli e tra appartenenti a diverse credenze religiose.